Odisseo e Tersite. Allora, abbiamo capito quindi che Achille si ritira dal combattimento. Ha deciso di, per il momento va nella sua tenda, nella nave, insomma, non, in realtà non ritorna a Ftia, non ritorna in Tessaglia. Rimane lì, ma senza combattere. E che cosa succede? Ah sì, c'è un consiglio dei capi, cioè tutti quanti i guerrieri greci. I capi però, cioè Agamennone, Menelao, Odisseo, eccetera, eccetera, fanno un consiglio e Agamennone prende questa decisione. Quindi, facciamo una cosa, facciamo finta di dire ai nostri guerrieri che torniamo in patria. Ormai sono 9 anni e passa che stiamo combattendo sotto le mura di Troia. Non riusciamo a venire a capo di questo benedetto assedio e l'anno prossimo leggeremo. Invece nei Promessi Sposi c'è l'assedio a Casale Monferrato, che quello durò anni e anni senza nessun esito. Diciamo loro quindi che è venuto il momento di ritornare in patria, che questa guerra non è riuscita, però lo facciamo apposta, perché vogliamo mettere alla prova il loro coraggio. Cioè, ci aspettiamo che i guerrieri dicano: no, noi non vogliamo ritornare in patria, noi vogliamo combattere, siamo venuti qua per combattere, vogliamo combattere fino alla morte per conquistare la città di Troia. Solo che poi, quando i capi fanno questa proposta ai guerrieri, i guerrieri dicono: ah, bene, allora ritorniamo in patria, è finita la guerra. Quindi non hanno nessuna intenzione di riprendere il combattimento, no? E quindi c'è un momento un po' di smarrimento. C'è un'altra assemblea convocata appunto da Odisseo, il quale dice: no, un attimo, anche qui il suggerimento è quello di Atena, cioè, no, un attimo, riprendiamo un po' le fila del discorso. Era tutto uno scherzo, cioè, era una prova. Agamennone voleva mettervi alla prova, questa prova non è riuscita effettivamente, però non abbiamo nessuna intenzione di ritornare in patria, quindi fate quello che diciamo noi. I capi siamo noi e noi diciamo che bisogna continuare a fare la guerra. A questo punto si leva uno dei soldati, un soldato semplice proprio, Tersite, e Tersite in greco vuol dire lo sfrontato. Quindi è un personaggio negativo dal punto di vista di Omero, dal punto di vista del mondo omerico, del mondo greco, Tersite, cioè il soldato semplice che si permette di prendere la parola e di contraddire i suoi capi, è uno sfrontato, è un tracotante, un superbo, e che quindi va colpito, va bastonato. E infatti questo avverrà proprio. Alla fine del discorso di Tersite prenderà la parola Odisseo e dice: stai zitto, brutto, gobbo che non sei altro, prende il bastone e lo dà in testa. Quindi attenzione, questo però è la dimostrazione di che cosa? È la dimostrazione che nel mondo di Omero i capi hanno un potere superiore rispetto al soldato semplice. Il soldato semplice deve obbedire e fare sempre solo quello che dicono i capi. Questo soldato semplice, che dal nostro punto di vista è uno coraggioso, perché ha preso la parola davanti all'assemblea, tutti quanti gli altri, ha rischiato, eccetera, ha detto quello che tutti quanti gli altri pensavano, perché anche gli altri pensavano: cosa continuiamo a star qui a combattere? Sotto Agamennone, che l'ha detto anche Achille prima, è proprio uno che comanda dall'alto, senza rischiare in prima persona, quindi per quale motivo dobbiamo continuare a combattere? Torniamo davvero in patria. E allora che cosa fa Odisseo? Gli dà una bastonata sulla schiena, tanto da farlo sanguinare e piangere. E che cosa fanno i compagni di Tersite? Cioè gli altri soldati semplici si mettono a ridere e applaudono quello che ha fatto Odisseo. Perché? Proprio perché nell'orizzonte, diciamo così, del modo di pensare dei greci, è giusto quello che ha fatto Odisseo. Perché Tersite doveva star zitto. E quindi questi compagni, che dal nostro punto di vista sono un po' vigliacchi, diciamo la verità, perché loro non hanno avuto il coraggio di dire quello che pensavano. Invece, dal punto di vista di Omero e di quella civiltà, hanno fatto bene, fanno bene a ridere, no? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.
E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.